Onorevole Fava, da figlio di una vittima della mafia, le dà fastidio quando alcuni politici regionali cercano di strumentalizzare l'antimafia per fare carriera politica? Ma forme di strumentalizzazione in questi anni le abbiamo conosciute non soltanto da parte di alcuni politici. Il vezzo di considerarci todos caballeros, tutti antimafiosi, finisce poi per attribuire alla cultura dell'antimafia un, diciamo, valore al ribasso, annacquarla, renderla sostanzialmente priva di capacità di mordere. Però non è tanto questo che mi preoccupo, che mi infastidisce, ma il modo in cui abbiamo costruito attorno a questa cultura alcune false mitologie nel corso dei lustri, dei decenni. Abbiamo continuato a insegnare ai nostri figli che la lotta alla mafia si fa in nome e per conto dei nostri eroi, dei caduti, dei martiri, delle vittime. Abbiamo cominciato a usare un vocabolario abbastanza primitivo e lontano dalla realtà. Abbiamo perso di vista la normalità di questa battaglia, che sta dentro le corde civili di una nazione, dovrebbe essere non un dovere dell'eroismo, ma un dovere della quotidianità. E anche quelli che consideriamo i nostri eroi, i nostri martiri, sono persone morte facendo per puro senso della decenza il loro mestiere e con quella dignità che chiunque altro al posto loro avrebbe esercitato. Noi dovremmo recuperare questa condizione di normalità nella lotta alla mafia, evitare di renderla una liturgia dentro la quale poi ci sono alcuni che cantano messa pur credendo in altri dei. Adesso passiamo ad argomenti prettamente politici. Ci sono aspetti che la stanno deludendo, in particolar modo del governo Crocetta? Ma io non mi sento un deluso perché non l'ho mai sostenuto, né durante la campagna elettorale né dopo. Ma questo non dipende tanto dalla qualità delle intenzioni, dalla coalizione che lo sostiene, ma dal modo in cui Crocetta interpreta il personaggio, convinto che l'importante è apparire, è l'apparenza, è il racconto di ciò che si vorrebbe fare. La prima giunta che si è proposta in Sicilia con uno scienziato che viveva in Svizzera è un cantautore che stava in tournée, era un modo per dire la politica è questa, la politica è il gusto e il lusso del sembrare, non del fare. Mi sembra che poi nel corso di questi quasi 3 anni sia stato coerente con ciò che aveva proposto, ha continuato a sembrare e a fare assai poco. Penso che in questo però non sia il mio giudizio, ma sia una consapevolezza e anche un'amarezza che hanno maturato in questi anni molti siciliani, con una trasversalità di opinione che da destra a sinistra per la prima volta tiene insieme tutti i siciliani. Quindi dopo Crocetta, che ne sarà della sinistra siciliana? Ma la domanda forse che ne sa della Sicilia più che della sinistra siciliana, è una domanda da fare ai siciliani. Abbiamo avuto gli ultimi 3 presidenti segnati da destini particolari che hanno segnato la Sicilia in modo particolare. Uno arrestato e condannato, un altro condannato in attesa di giudizio definitivo, un terzo Crocetta che ha governato come ha governato, è come se fossimo costretti a vivere sempre al di sotto delle righe quando immaginiamo il governo di questa terra. E mi sembra che però in questo la responsabilità non vada attribuita soltanto a chi governa, ma a chi sceglie di essere governato in un certo modo. Sono i siciliani che devono riprendersi il gusto e l'onore del governo di questa terra. Domani è il 25 aprile, ecco, cosa significa oggi essere antifascisti? Significa battersi per i propri diritti e per le proprie libertà, significa essere antimafiosi, significa essere dalla parte di chi questi diritti li conserva come una ragione della propria dignità. Significa considerare la lotta contro il fascismo non una pagina della storia, ma un principio vitale della democrazia. Significa credere in un sistema di regole e di valori che la nostra Costituzione ci ha offerto e ci ha garantito fino adesso e che vengono considerate adesso merce di poco valore, ormai in disuso, che può essere barattata in cambio
qualsiasi utilità elettorale. Grazie. Grazie a voi.